io penso vado a fare fuori situazione molto difficile a livello internazionale. Io dico votate persone che in Parlamento sanno di cosa si sta parlando. Guerra in Ucraina, tensioni in Asia, difficoltà europee. O mandiamo in Parlamento persone che conoscono i dossier e hanno una visione seria della politica internazionale e dell'Europa, o se mandiamo dei cialtroni populisti, poi non lamentiamoci di come va a finire. La chiudiamo così, chiudiamo anche alle pavoniere, domani alle 18. Guardate i dati di fatto, le famiglie hanno delle bollette energetiche impressionanti. A fronte del costo delle bollette c'è chi ha detto no al termovalorizzatore, no alle trivelle in Basilicata per il petrolio, no al gas in Adriatico, no al raddoppio del TAP, no al termovalorizzatore a Roma ma anche in altre zone della Toscana, no al rigassificatore di Piombino. Dicono no, quelli che dicono no vi costringono ad aumentare le bollette, vi costringono a pagare di più. Allora continuate pure a votare quelli che vi dicono di no e vi danno il reddito di cittadinanza. Non basta neanche per pagare le bollette il reddito di cittadinanza per colpa dei no dei 5 Stelle e, mi spiace dirlo, in Toscana bisogna dirlo, di un PD che ormai è diventato la brutta copia dei 5 Stelle.